dopo millenni fondati su una famiglia di stampo nettamente patriarcale, nel secolo scorso viene finalmente meno questo baluardo. Moglie e marito vengono posti su un piano di perfetta uguaglianza. Facciamo un minimo di storia. Fino al codice del 42 la famiglia era impostata su una figura patriarcale che era quella del marito, che veniva definito capofamiglia. Quindi c'era un capo e tutti gli altri obbedivano al capofamiglia. Con la Costituzione del 48 questa impostazione tradizionale della famiglia comincia a stridere, perché i cittadini sono posti su un piano di uguaglianza anche dal punto di vista del sesso. È solo nel 75 però che il nostro legislatore finalmente, con una riforma che possiamo dire ribalta totalmente quella che era la tradizione, pone il marito e la moglie su un piano di parità. E il nuovo, per così dire, articolo 143 prevede che con il matrimonio il marito e la moglie acquistino gli stessi diritti e i medesimi doveri. Questo è importantissimo perché dopo veramente millenni in cui la famiglia obbediva al marito, marito e moglie sono posti su un piano di parità. Non solo, anche il lavoro casalingo, che fino ad allora veniva dato per scontato, quindi la moglie normalmente si occupava della casa, dei figli, e questo era quasi un dovere che veniva dato per scontato, con la riforma del 1975 viene valorizzato e viene posto sullo stesso piano rispetto al lavoro che venga svolto al di fuori delle mura domestiche. Con la riforma del 1975 ovviamente cambiano tutta una serie di norme. I coniugi devono accordarsi sulle più importanti decisioni da assumere, una per tutte, dove stabilire la propria residenza, mentre in passato era il marito che decideva dove risiedere e la moglie seguiva. Tutte le decisioni vengono assunte congiuntamente dai coniugi. C'è un unico retaggio che rimane nel diritto di famiglia nel 1975 e che è quello in cui, in caso di disaccordo che riguardi una decisione che riguarda i figli, il marito ha, come dire, l'ultima parola nel caso in cui vi siano da assumere decisioni con carattere d'urgenza. Questo prevedeva ancora il diritto di famiglia nel 1975, ma anche quest'ultimo retaggio viene meno nel 2013. Viene abrogato il comma che prevedeva questa prevalenza, unica prevalenza del marito rispetto alle decisioni della moglie, e finalmente marito e moglie sono posti su un piano di perfetta parità. Questo ovviamente comporta una grandissima conquista, ma comporta anche il fatto che moglie e marito debbano necessariamente andare d'accordo.